Bene, perfetto ragazzi, buonasera a tutti. Allora, Juventus-Cagliari 1-1, pareggio e partita che di per sé non ha nulla da dire perché abbiamo già vinto lo scudetto. Io intanto specifico che il primo tempo per questioni di lavoro non ho potuto vederlo, quindi ho visto solo l'highlight del gol di Pogba. Il secondo tempo l'ho visto, non è stato chissà che secondo tempo a parte... Magari i primi 10 minuti, un quarto d'ora, sì, diciamo che la Juve si sì, meritava di vincere, ma comunque nel complesso non mi lamento neanche, insomma, perché comunque è una partita che adesso ci fa andare a 80 punti, una partita che contava fino a un certo punto, contava soprattutto proprio per ritrovare un giocatore come Paul Pogba, che ha giocato un'oretta, e che ha trovato anche il gol. È una buona cosa questa per il morale del ragazzo, oltre che per le condizioni fisiche, quindi è un'ottima cosa, anzi direi. Per quanto riguarda la partita, ripeto, pareggio che non me ne frega un cazzo, perché vedete qua, ovviamente, i campioni dell'Italia siamo noi per la 33esima volta. Comunque, per il resto, sì, adesso l'importante è concentrarsi sul Real Madrid, partita difficile, partita dura, non è nulla scontato in Champions League, però sono fiducioso che i nostri ragazzi andranno a Madrid per giocarsela e per vincere anche a Madrid. Andranno almeno con quell'intento, poi coglieremo il risultato che verrà e comunque bisognerà fare un grandissimo applauso a fine partita a questo gruppo che comunque andrà, ci ha regalato un grande sogno, ci ha regalato una grande stagione, speriamo e sia ancora più grande con magari una vittoria della Coppa Italia e magari con il sogno, con il far proseguire il sogno, che sogno resta, sogno si tratta. Parlare di Champions League è ai limiti dell'utopia, però come ho scritto in pagina mia, appunto, a questo punto arrivati alle semifinali di ritorno in vantaggio leggero, minimo, quasi insignificante, però è sempre un vantaggio. Arrivare a questo punto, secondo me, la follia è non crederci piuttosto che crederci. Quindi, secondo me, è giusto crederci, è giusto sognare. Non sei agli ottavi di finale che poi che dici vincerò la Champions o sogno di vincerla. Sei in semifinale di ritorno e quindi è lecito anche sognare. Poi, ripeto, coglieremo quello che capiterà. L'unica cosa tecnica che voglio dire della partita riguarda il ragazzo Vitale. Io non è che ce l'ho con lui, però... Secondo me, io almeno valuto un giocatore già dai primi tocchi. Quel ragazzo l'ho visto con la Primavera, l'ho visto con gli spezzoni con la prima squadra. E sinceramente, per me è e non sarà mai da Juventus, cosa che magari lo è Coman. Piccola parentesi: quello che è successo a me, ma come tanti altri che conosco, che succede quando ti esponi è normale. Poi, normale, non dovrebbe essere normale, però purtroppo l'hanno fatta diventare normalità e quando ti esponi è prassi che ti attacchino da tutte le parti, perché qui in Italia la mentalità italiana è così, chi si espone, chi va al di fuori del coro viene visto male e viene visto come uno sfigato. Questo è il quanto. Adesso soprattutto spingiamo i nostri ragazzi, questi ragazzi, a un sogno che dobbiamo coltivare insieme tutti quanti fino alla fine, e poi raccoglieremo quello che accadrà sempre fino alla fine. Forza Juventus!